Siamo in onda? Siamo in onda. Allora, Michele Rigione, benvenuto, anche se in ritardo e stiamo vedendo già l'opera. Domanda classica di rito: che cosa ti ha spinto a venire qui ad Avellino e soprattutto come sta andando questa fase di ritiro, dato che oramai manca soltanto una settimana all'inizio della nuova stagione? Ah, sicuramente mi è stato presentato un progetto importante dove si deve chiaramente puntare a fare il salto di categoria. E niente, sono contento di essere qui. E adesso è un periodo dove devo lavorare per recuperare, insomma, la forma fisica, e dopodiché inizieremo a dare il massimo in campo. C'è un po' di tempo in più visto la squalifica pregressa, quindi non è un gran problema. Piuttosto c'è una piazza che vuole un traguardo importante, c'è una rosa che è stata costruita in modo importante. Allora, tu sei abbastanza esperto per sapere, per conoscere la pressione che danno queste due particolarità. Tutto il resto del gruppo è pronto, perché tra una settimana cominciamo una roba che noi ci giochiamo qualcosa di grosso, diciamolo. Sì, sicuramente, ripeto, quando vieni ad Avellino sai che devi fare un qualcosa di importante e sai che ci sono delle pressioni, perché è una piazza importante che non merita assolutamente questa categoria. Però dobbiamo anche sapere che c'è da soffrire, c'è da lottare, è un campionato duro e abbiamo bisogno dei nostri tifosi per raggiungere l'obiettivo. Dopo tanti anni passati in cadetteria hai ritrovato Michele Marconi, appena l'hai visto che cosa vi siete detti? Ma sicuramente un giocatore importante, era un giocatore importante già in Serie B. Sono contento di essere suo compagno di squadra, spero faccia tanti gol per poter aiutare la squadra a raggiungere un qualcosa di importante. Mi riferivo a uno spiacevole episodio del passato, se l'avete chiarito. Sì, no, vabbè, sono cose che sono successe in passato, ora c'è da lottare per l'Avellino e daremo tutto per l'Avellino. Sulla carta la coppia Cionec-Rigione rappresenta una garanzia per questa categoria, lo sapete benissimo. Ma adesso, ripeto, c'è da lottare, sicuramente Tiago è un giocatore importante, sono contento di giocare insieme a lui, come Benedetti, come Mulè. Iniziamo a fare subito punti e poi insomma si vedrà. Non so se vi guardate anche un po' intorno, come stanno venendo su le competitors, le big di questo prossimo campionato. Certo, ci sarà anche magari qualche sorpresa. Voi vi siete fatti già un'idea più o meno di che tipo di campionato dobbiamo aspettarci? Ah, un campionato duro, perché quando vai a giocare su campi difficili c'è da battagliare, poi contro l'Avellino sicuramente tutti daranno un qualcosa in più. Noi dobbiamo essere pronti perché c'è prima da battagliare, poi è chiaro che le qualità ci sono, perché questa è una squadra importante, però come primo concetto è sicuramente andare su ogni campo con l'elmetto. Ciao, buonasera, Marco Festa, Il Mattino alla Casa di C. Il direttore Perinetti, lo ritrovi dopo aver mandato il suo Brescia in Serie C con un gol al 97esimo. Ci racconti se magari proprio su questo dettaglio c'è stato anche un po' di ironia, ci avete scherzato su, il calcio è anche episodi del genere, diciamo. Sì, sicuramente una delle tante chiamate me l'ha detto: mi hai mandato in C, ora ti tocca riportarmi in B. Per fortuna mia ci siamo salvati noi, adesso dai, proveremo a dare una mano al direttore per ritornare in categoria importante. Sei arrivato da pochi giorni, hai avvertito anche l'entusiasmo, la passione di questi tifosi che vogliono la Serie B. All'interno dello spogliatoio come state vivendo questa attesa verso l'esordio? Ma sicuramente con fermento. Io purtroppo all'esordio non ci sarò perché ho questa squalifica sul groppone, però abbiamo voglia di partire subito col piede giusto. Ecco Michele, Pietro Vecucci di Scenario Punto Nuovo, volevo chiederti che impressione ti ha fatto, visto che tra l'altro eri uno di quelli che indossava una delle maglie, insomma, singolarmente, delle nuove maglie, che impressione ti ha fatto il partner Lombardi a vedere quella curva di fronte a te? Insomma, hai conosciuto tante piazze importanti nella tua carriera, si aggiungeva lì. No, l'ho detto prima, è una piazza sicuramente importante, ma mi ha fatto un bel effetto, perché poi di solito in questi periodi la gente va al mare, invece alla presentazione delle maglie c'era una curva importante. Sono contento di essere qua e speriamo che questi tifosi ci diano una grossa mano quest'anno. Grazie mille. Grazie mille. Si conclude qui la conferenza stampa di Michele Rigione e di mister Massimo Rastelli. Vi lasciamo con i programmi di Prima TV.